Allora, dice il proverbio, chi va piano va sano e va lontano. Noi, procedendo lentamente nella lettura di questo Dhammapada, ci accorgiamo di qualche cosa che forse sfugge a una lettura veloce. E questo è che, cominciando dall'inizio e andando verso la fine, il discorso del Buddha si allarga fino a comprendere tutti gli aspetti della pratica. Non so se vi ricordate, ma abbiamo cominciato all'inizio con il capitolo delle coppie e le coppie ci hanno detto praticamente il messaggio è state attenti, la mente è all'origine di tutto, quindi state attenti a ciò che pensate perché con i vostri pensieri create e date forma all'esperienza della vostra vita, no? I primi due versi, se ve li ricordate, la mente crea tutto. E c'erano queste due immagini della mente corrotta, della mente marcia che trascina il peso del karma, così come il bue trascina il peso del carro, e mentre l'altra, il buon karma, è come un'ombra che mai non si diparte, quindi un'immagine molto più leggera. Cioè c'è all'inizio subito un insegnamento molto pratico e dice stai attento perché tutto procede dalla tua mente. Nella mente ha origine la sofferenza, nella mente ha origine la cessazione della sofferenza. E poi il discorso si dipana perché sempre nella primo capitolo, quello delle coppie, comincia a dare delle istruzioni che però riguardano il sila. E quindi sul fatto, il Buddha, la prima cosa di cui consiglia di prendere distanza è l'ostilità. Stai attento a non coltivare ostilità nella tua mente, perché se tu continui a coltivare pensieri ostili o pensieri che ti attizzano l'ostilità, come mi ha derubato, mi ha tradito, mi ha colpito, mi ha defraudato, eccetera, l'ostilità nella tua mente non si placa e non placandosi l'ostilità, che cosa succede? La mente non è tranquilla. La mente che poi noi sappiamo è questa mente cuore, no? La sede dei nostri turbamenti, croce e delizia della nostra vita sono le emozioni. E quindi se no, finché noi coltiviamo pensieri ostili, qui abbiamo come una pentola di fagioli bollente che non è facile da gestire. Se siamo perennemente arrabbiati diventiamo scontrosi e tutti quanti ne fanno le spese, diventiamo delle specie di draghi che bruciano chiunque si avvicini. Quindi la prima indicazione è stai attento a come ti comporti. Soprattutto con il veleno dell'ostilità, ma poi anche con gli altri due veleni dell'aggrappamento, dell'attaccamento e della nescenza, perché da questa mancanza di pulizia della mente-cuore discende tanta sofferenza. Quindi, prima cosa, e allora come fare pulizia? Il terzo capitolo è quello sull'attenzione, la pamada. La pamada è la cura per questa malattia. No? Che affligge il nostro cuore, la nostra mente cuore. L'attento non muore, il disattento è già come morto. Quindi si tratta di applicarsi con sollecitudine, con diligenza, a pamada, a questa cura, perché è quella che ci libera della sofferenza esistenziale. Quindi c'è tutta questa enfasi sull'attenzione. Il capitolo si chiama Appamada. Tra l'altro, Appamada è proprio l'ultima parola proferita dal Buddha vivente, mentre era vivo. L'ultima parola che dice è proprio quella, Appamadena, perché dice pensate alla vostra emendazione, no? Alla vostra liberazione dalla negatività con diligenza, con coscienziosità, con sollecitudine, appamadena. Quindi, terzo capitolo, il secondo capitolo è molto importante, si comincia ad entrare nel cuore della pratica. Poi abbiamo il capitolo, abbiamo visto, che
Vediamo. Ora siamo entrati nel capitolo dei fiori. E questa è sono i primi due versi, i primi due gatha che riguardano il capitolo dei fiori. E qui le istruzioni del Buddha fanno un passo avanti. Fanno un passo avanti perché se noi andiamo a vedere il commentario, ci racconta che un gruppo di monaci accompagnati dal Buddha, accompagnarono il Buddha fino a un certo villaggio e poi tutti insieme tornarono indietro, insomma, si fecero una gita fuori porta, no? Ritornati indietro, cominciarono a parlare di questo viaggio, come era andato, eccetera. E quindi era gente che praticava l'attenzione cosciente, cioè praticavano sati, e infatti sono in grado di ricordarsi tutto, guarda le condizioni del terreno, in quel posto era più pianeggiante, in quell'altro posto era più collinoso, poi c'era il terreno, in certi punti era argilloso, in altri punti era sabbioso, in altri punti era più solido. E quindi dimostrano di aver prestato veramente tanta attenzione al cammino. Quindi uno direbbe, hanno praticato la meditazione camminata nel modo giusto, nel modo ideale. Ma il Buddha sente i discorsi, si avvicina e dice: guardate che se voi volete però fare ulteriore progresso nella vostra pratica, dovreste concentrarvi di più sui vostri corpi. Quindi non basta essere coscienti del terreno e attenti, ma l'effetto che vi ha fatto camminare su quel terreno, che cosa avete provato, quali sono state le reazioni che avete osservato camminando su un posto più facile, più faticoso, eccetera. Qui il Buddha proprio introduce il discorso sul portare lo sguardo all'interno, insight, vipassana, eccolo qua. Cioè si passa dalla sati, che è l'attenzione al mondo esterno, al terreno e a tutte le cose che avevano osservato con moltissima attenzione. Lui dice: sì, però che effetto vi ha fatto quando trovavate che era scivoloso? Magari avete messo un piede, messo male. Qual è stata la reazione che avete provato? E mentre camminavate sul terreno che era troppo caldo e cominciavate ad andare in fretta per non bruciarvi i piedi, che cosa provavate dentro? Qual era la reazione che avvertivate nel vostro corpo? E quindi, avendoli istruiti in questo modo, aggiunse che comprendendo il modo in cui il nostro corpo, il nostro interno reagisce, noi siamo in grado di comprendere tutto il mondo. Saremo in grado di realizzare il Dharma così come un abile fioraio, coglie i fiori per farne delle ghirlande. Il verso successivo di non so se è lui che viene qua. Sì. È praticamente identico a quello che abbiamo letto ieri. E anche la storia è la stessa. Infatti, la domanda di ieri, di giovedì, quando abbiamo visto, c'erano come due domande retoriche. Chi mai sarà in grado di investigare la terra e questo mondo di Yama con tutte le sue divinità? C'erano due punti interrogativi. Eccetera. Chi mai comprenderà questo passo di Dharma ben insegnato? Vi ricordate, no? Che era questa più o meno la traduzione. Questo Dharma viene insegnato così come un abile fioraio raccoglie i fiori, e qui c'è la risposta. Dice:
un discepolo. La parola che è discepolo è secco. Secco, tra l'altro, è una parola che è rimasta continuamente, continuato a indicare il discepolo anche nell'India moderna. Se avete presente i Sikh, Sikh vuol dire discepolo, e quindi sono i discepoli, questi discepoli dei guru, questa religione relativamente recente dell'India, perché risale al 1500-1600, che portano il turbante, queste lunghe barbe che intonse non dovrebbero tagliarle mai. Secco. Poi avevamo visto Patavim. Patavim è la parola che indica la terra, i quattro elementi, dicevo l'altra volta Patavim. Yama Lokam, questo mondo di Yama, c'è Imam Sadevakam, e questo in mondo pieno di divinità, Sadevakam. E le parole sono proprio le stesse, quindi è anche inutile che io ritorni, come dire, coscienziosamente su ogni parola, solo che cambia il verbo, diventerà pacessati, comprenderà. Solo che questo è interessante, pacessati, il verbo, significa comprendere e nello stesso tempo cogliere, esattamente come in italiano. Hai colto il senso, no? Hai capito, hai colto, è la stessa cosa. Pacessati, interessante che questa è proprio la mentalità indoeuropea, che ha le medesime metafore linguistiche. L'oggetto è il nome Dhammapada, naturalmente, che è il titolo poi di tutta quanta la raccolta, verso sul Dharma, con l'aggettivo Sudesitam, che vuol dire ben esposto, ben spiegato. C'è una chiosa, una specie di inciso che dice Kusalo Puppam Iva. Allora, Puppam, noi sappiamo che sono i fiori, perché sono il titolo di questo capitolo, i fiori. Dopo ne parliamo dei fiori. Kusalo, sapete che cosa significa? Kusalo significa salutare. In questo caso significa abile. Kusala non significa solo sano, può anche indicare una persona abile a fare una certa cosa. L'oggetto è il nome Puppam, e il verbo è pacessati. Bene. E allora, la storia naturalmente è la medesima. Cosa dice il commentario? I discepoli del Buddha sono in grado di investigare questo mondo. Comprendendo e realizzando il Dharma, noi possiamo anche pienamente comprendere l'intero mondo con tutti gli esseri che contiene, perché il Dharma, dopo tutto, riguarda solo questo mondo, le sue condizioni e la nostra posizione in questo mondo. Così come un abile fioraio può cogliere facilmente i fiori, noi come seguaci del Buddha possiamo investigare il Dharma e con esso l'intero mondo. Però vorrei sottolineare come la completezza dell'investigazione che porta alla comprensione dell'intero mondo sia quando non ci si limita a guardare il versante esterno, applicare sati al versante esterno, ma anche al versante interno. Questo è un passaggio importante. Appamada prima e l'attenzione, cioè ci sono i capitoli, tre capitoli precedenti. Il primo sono le coppie, che è in grosso modo introduttivo. Poi c'è Appamada e poi c'è Citta. Ovviamente l'argomento di Citta sono le reazioni,
che avvengono in noi. Quindi noi, quando diveniamo abili nel cogliere il significato, nel capire quali sono le reazioni che avvengono in noi, diventiamo capaci di comprendere il mondo. Ma questo avviene già, perlomeno ad un certo livello. Siccome ci conosciamo, e se poi abbiamo una certa familiarità, ma noi ci conosciamo anche come esseri umani, possiamo, mentre stiamo parlando, avendo una conversazione, renderci conto se l'altra persona magari si offende o è colpita da qualcosa. Perché? Perché conosciamo noi stessi e conosciamo il linguaggio non verbale attraverso il quale pure avviene la comunicazione. Non so se è chiaro. Quelli che vivono con gli animali sanno comprendere il linguaggio degli animali, sanno capire quando l'animale è contento, quando l'animale sta male, quando l'animale desidera, vuole qualcosa, eccetera. Poi certi animali, e non sto parlando di quelli più evoluti, ma sono bravissimi a farsi comprendere. Mia figlia ha due pesci, che sono due scalari. Accidenti se si fanno capire questi, che quando vogliono cibo quasi saltano fuori dall'acquario. Scodinzano, quando vedono qualcuno cominciano ad agitarsi. Quindi noi, perché noi conosciamo noi stessi, conosciamo i nostri moti interiori, conosciamo i nostri bisogni e conosciamo le nostre pulsioni, conoscendo queste, conosciamo quelle di tutti gli esseri. E qui c'è un importante cambio di marcia nella pratica, perché con questa autoconoscenza, non solo astratta, quindi attenzione, perché uno può essere vigile, attento, preciso, scrupoloso, anche se fa l'SS, non so se rendo l'idea. Però se noi pratichiamo correttamente e quindi applichiamo questa attenzione e questa intenzione di comprendere ai moti del nostro animo, quindi a citta, e ai nostri turbamenti, eccetera, noi procediamo nella conoscenza di noi stessi. E la conoscenza di noi stessi, se diventa profonda, si allarga, acquista tridimensionalità, potremmo dire, nel momento in cui noi prestiamo attenzione non solo agli eventi esterni, ma alle reazioni che gli eventi esterni producono in noi, essendo in grado però di sospendere il giudizio, perché se non siamo in grado di sospendere il giudizio, noi cadiamo dentro le nostre stesse reazioni identificandoci. E se ci identifichiamo non osserviamo più un bel niente. Però se abbiamo appreso la sospensione del giudizio, noi siamo in grado di valutare un evento esterno, l'effetto che ci fa, e osservarlo e quindi comprendere sempre più pienamente, maggiormente, ampiamente noi stessi. Non so se è chiaro. Comprendendo sempre più ampiamente noi stessi, profondamente noi stessi, ci accorgiamo, come abbiamo anche anticipato prima, che tutti gli esseri reagiscono allo stesso modo in cui noi reagiamo. E da qui nasce la compassione. Quando noi conosciamo la nostra reattività, diventiamo compassionevoli perché riconosciamo la medesima reattività negli altri esseri, riconosciamo la paura, riconosciamo il dolore, riconosciamo. E allora questo è l'origine che scaturisce una compassione autentica che è dovuta alla conoscenza del dolore che abbiamo in noi. Non è una compassione astratta. È proprio a quel punto lì, quando noi ci accorgiamo che tutti gli esseri reagiscono e soffrono nella stessa maniera in cui reagiamo noi, allora entriamo in questa karuna, questa compassione, perché è proprio compatire. Siamo tutti nella stessa barca e soffriamo tutti del medesimo dolore. Solo che Sì, ormai vai. Sì, è l'ego che ci fa percepire che in realtà siamo unici nel nostro dolore. unici. Cioè, nel senso che solo, cioè noi proviamo un dolore diverso dagli altri. E
è l'ego che ci fa sentire che il dolore mio è diverso da quello No, noi se noi non osserviamo in profondità il nostro dolore, ci sembra di essere isolati. Quando soffriamo, sembriamo che soffriamo solo noi. Ma se noi siamo attenti e comprendiamo come il dolore sorge in noi, come nasce, come cresce, come culmina e come fine, come svanisce, in modo in particolare, cioè, che vuol dire se facciamo Vipassana, allora cominciamo a capire che tutti gli esseri soffrono nella stessa maniera in cui soffriamo noi. Non c'è bisogno di una comprensione intellettuale, lo sappiamo, la vediamo la sofferenza degli altri esseri perché la conosciamo dentro di noi. È da lì che nasce la compassione, che è come si dice, il raggiungimento di quello stato che il Buddha dice, è qui che si arricchisce il tuo percorso. E allora torniamo a quell'episodio che avviene verso la fine della vita del Buddha, in cui ci sono il Buddha e Ananda, sono due vecchi, sono anziani, sono vicini agli 80 anni di sicuro. E Ananda però è lì seduto, è suo cugino, anzi, probabilmente la parentela tra di loro è ancora più stretta. Non è veramente un cugino, ma un demi-frère. Probabilmente hanno lo stesso padre e sono nati da due madri diverse, o comunque sono nello stesso clan, sono cresciuti insieme. È una vita che sono insieme e sai. Io me li immagino lì seduti che guardano un tramonto in uno splendore di un paesaggio indiano lussureggiante e Ananda dice al Buddha: io penso che questa profonda amicizia che sento sia metà della vita spirituale. Ananda non c'è altra parola da dire che innamorato del Buddha. Naturalmente tutti vogliono farne, ci sono quelli che vogliono farne una questione di homosex, ma figuriamoci, Buddha era un arahant, era al di là di qualsiasi idea sessuale, era proprio semplicemente affezione pura, no? Amava questo cugino. Allora Buddha dice: no, no, Ananda, ti sbagli, questa profonda affezione, questo profondo sentimento di amicizia che senti è tutta la vita spirituale. Perché quando tu sei empatico nei confronti di tutto ciò che vive e cominci a percepire questa realtà che non è solo in te, ma è anche fuori di te, e che tutto palpita e vive delle tue stesse, dei tuoi stessi palpiti, delle tue stesse paure, delle tue stesse speranze, delle tue stesse emozioni, tu sei uno, uno con tutto. Allora lì nasce questo sentimento di non più io sono, ma noi siamo. Quello che gli Zulu esprimono con la parola Ubuntu. Che vuol dire noi siamo perché siamo insieme, non siamo separati. Il senso della separazione cade. Noi non siamo separati, è solo un'illusione quella di essere separati. Noi siamo interconnessi e siamo interdipendenti. Questo ce lo fa comprendere la pratica. Poi dopo c'è anche l'entanglement, no? La meccanica quantistica che ce lo spiega, come mai se due particelle hanno interagito per un certo periodo di tempo, conservano una sorta di memoria di questa interazione, per cui anche se separate, lontane, continuano a comportarsi come se fossero vicine, cioè vibrano all'unisono. E questo entanglement è quello che poi finisce per legarci, unirci a tutto ciò che vive, che palpita, che spera nell'universo.
siamo al capitolo dei fiori. Vi avevo detto che avrei spiegato come mai i fiori non mi rimane tempo, solo per dire che i fiori nella Dhammapada, non ancora in questi due versi, perché qui sono i fiori che abilmente raccoglie il fioraio per fare ghirlande, ma i fiori sono una metafora del piacere dei sensi. Infatti sono le frecce fiorite di Kama che lui scaglia e le persone si innamorano. Kama è il dio dell'amore, Eros. E come il Cupido, anche lui è armato di arco e scaglia queste frecce fiorite, che chi ne è colpito, si immedesima nell'amore. Vedremo che in effetti poi dopo parlerà, approfondirà questo significato proprio della ricerca del piacere, della ricerca dell'emozione per l'emozione, dell'emozione positiva per l'emozione. Bene, I think it's not so much for tonight.